Salve a tutti, io sono Moonboy e benvenuti a un nuovo episodio di Teamfight Breakdown presented by Buddybank. Concluso lo Spring Split, ci ritroviamo quindi un'ultima volta per tirare le somme sulla finalissima e per mettere sotto la lente di ingrandimento uno degli scontri più importanti nel capovolgimento della serie tra Machco Esports e Makers. Ci troviamo attorno al 25esimo minuto di gioco e la partita è in uno stato pericolosamente equilibrato. Per quanto i Makers stiano conducendo per 6-2 in uccisioni, con la maggior parte delle risorse distribuite tra Zwairo e Gubi, i due team sono pressoché pari in oro totale, grazie principalmente ai vantaggi di farm che si sono creati Senbosse e Siboy. I Makers, inoltre, si trovano a Soul Point, e con il Drago dell'Anima in arrivo tra pochi secondi, la situazione inizia a scaldarsi. Le cose più importanti da sottolineare prima dell'inizio del teamfight sono le seguenti. 1. Senbosse è molto forte. Con Eclissi, Muramana e Sussurro Fatale, le sue esplosioni shock accelerate sono pericolosissime per i Makers. Inoltre, con la velocità abilità degli stivali dell'acume di Ionia, può permettersi di spararle a catena nel corso di un teamfight prolungato. 2. Gli engager dei Makers, Gnar e Ekrim, hanno molte responsabilità. I due carry sono ricchi di risorse e minacciosi al punto giusto. Se Doxy e Taxer riescono a creare abbastanza spazio per Gubi e Zwairo, gli hyper carry possono mettere in mostra il loro valore senza doversi preoccupare di doversi scrollare gli avversari di dosso. Di conseguenza... 3. Sebex sa esattamente cosa deve fare in questo fight. Lo scontro inizia con i Makers che decidono di serrare la presa sui loro avversari nel fiume. Taxer carica dal fianco, ma i Machco riescono a vederlo grazie ai loro lumi difensivi e si riposizionano in tempo. Il massacro di ombre va a vuoto e con esso si perde un'importante risorsa di disturbo e controllo. In tutto ciò, la risposta dei Machco è semplice, ma efficace. Prima di ritirarsi, Senbosse trova un'esplosione shock su Gubi e Click, danneggiandoli entrambi pesantemente. E Siboy risponde alla suprema di Ekrim rallentando l'ingresso al fiume dei carry dei Makers con il suo muro del dolore. Sebex, intanto, attiva il Dominus e appena l'ancora del terrore gli avvicina Thresh, lo usa come trampolino per cercare di raggiungere Jinx e bloccare il suo DPS. Nonostante la sferzata, lo sfinimento e la scorta imperiale, la minaccia di quel Renekton è comunque abbastanza per costringere Gubi al flash difensivo e impedirgli di poter continuare a far danno liberamente, visto che adesso, sprovvisto di mana, non può più attingere la forma lanciarazzi di Fishbones per sfruttare la gittata aumentata. Adesso però, Sebex è esposto alla risposta del team avversario. Zwairo può attaccarlo senza timore, ed eliminare Renekton significherebbe togliere la più grande minaccia per la backline dei Makers. Tuttavia, grazie agli scudi del pegno di Sterak e del medaglione dei solari di ferro, Sebex sopravvive con poco più di 100 HP e si allontana dal fight. Zwairo cerca di inseguirlo oltre il muro, ma senza trovare successo. Anzi, questa mossa lo porta sul lato opposto del fight, a dove vedremo concentrarsi la prossima azione, rendendolo quindi incapace di partecipare. Doxy è infatti finalmente pronto a trasformarsi in forma mega, e decide di sfruttarla per chiudere sul bersaglio più vicino e più isolato, Senbosse. Ancora una volta però, prima di subire l'aggressione, Sten riesce a trovare Jinx e Thresh con un'esplosione shock, che porta entrambi in fin di vita. Come se non bastasse, appena vede Mega Gnar emergere dall'ombra della guerra, capisce perfettamente le sue intenzioni e reagisce con un velocissimo flash che lo allontana dal muro per evitare danni aggiuntivi e probabilmente morte. Qua però accade qualcosa di strano. Siboy, infatti, ha iniziato a canalizzare il Requiem per minacciare la botlane dei Makers danneggiata da Jace poco fa. Riesce a trovare la kill su Thresh e costringe Jinx all'uso del cronografo, ma stranamente anche Doxy entra in stasi. Questo arresta completamente il DPS di Gnar e permette a Sten di sopravvivere, allontanarsi e con l'aiuto di Durking rispondere al fuoco sulla frontline nemica. Due fenomenali sidestep gli permettono di evitare prima un BAM e poi uno SPLAT, prima uno stordimento di Gnar e poi un macigno, e con una terza fantastica esplosione shock si sarebbe portato a casa la vita di Gubi se Doxy non avesse eroicamente assorbito il colpo, sacrificandosi sotto i danni di Kai'Sa. I due carry dei Makers sono adesso rimasti soli e stanno cercando di scappare dalla porta sul retro, ma come se non bastasse, quel Renekton che avevamo lasciato morente in fuga si ripresenta in teletrasporto, sbattendo la porta in faccia a Jinx e confermando la quarta uccisione per il proprio team. Questo teamfight è stato il punto nevralgico della serie, ha segnato il rovescio tra un game 1 dominato dai Makers e il comeback dei Machco nel game 2. Pareggiando il match score e portando questi ultimi a forzare il match point e infine ad alzare la coppa, diventando così i campioni del PG Nationals Spring Split 2021.
La brutta notizia è che quindi le avventure domestiche dei team del PG Nationals si sono ormai concluse per questo split. Ma la buona notizia è che avremo modo di seguire le avventure internazionali, nonché bizzarre, dei nostri due finalisti durante European Masters. I play-in, che vedono tra i partecipanti i nostri Makers, andranno in onda sul canale di PG Esports a partire da lunedì 29 marzo, mentre i nostri campioni Machco Esports ci aspetteranno direttamente nella fase a gruppi dal 14 aprile. Ci vediamo lì! A presto!